poi presenti Dima Korolov, mi scrive presente e Rocklin non la vedo. Rocklin assente. Va bene, adesso ci risentiamo dopo verso mezzogiorno meno 5. Yes. Ah, scusa, magari lo dico anche ai ragazzi. Allora, ragazzi, entro il 25, lo dico a voi, ma lo scriverò anche sul gruppo, bisogna che assolutamente voi consegnate i tre elaborati di Project Work, perché questo deve dare il tempo a Zanardi di correggerli, a me di sistemare tutti i Project Work, perché noi finiamo le lezioni il giorno 1 di luglio, il 2 di luglio abbiamo lo scrutinio e il 3 di luglio c'è la preliminare d'esame. Quindi io ho i tempi ristrettissimi, al massimo il 25, dico Sì, bene Marcello, il 25? grazie, meglio, sì. Per Al massimo il 25 voi dovete consegnare tutto, ok? Quindi piacere. non più tardi del 25. Dimmi, Dima. No, Ma quali sono quelli tre? Che non ho capito bene. no, 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 tu. ma tu è un'altra storia, in non lineare Ah, adesso ti ok. spiega tutto Zanardi. Sì. Ok, grazie. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao, hasta luego. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. No, Dima, te c'hai solo una. Tu sei Sì, entrato una che devo adesso fare quella lunga. nel lavoro, quindi gli altri hanno iniziato a febbraio, marzo, non ricordo, e ne hanno fatte ben 5 o 6 di tesine. Te invece ne fai una perché voi siete non lineari, avete un percorso diverso. Poi tu la terza l'hai già fatta l'anno scorso, quindi è una cosa, diciamo, in più. Quindi voi avete questo percorso più lungo, però fatto più di stage che di ore di lezione il terzo anno. Però con la bazza che è successa quest'anno avete fatto comunque meno roba e quindi anche voi dovete fare una tesina. Quindi sono tre che poi sono di più per gli altri e una per te e Rocklin. E anche una per Fascella che vabbè tu non lo conosci ma è un altro percorso ancora. Gliel'ho scritto ieri che deve fare questa cosa e me la deve poi fare avere sperando che guarda le registrazioni delle mattine che facciamo insieme. Ogni tanto vedo che c'è andato a vedere, ma non ho poi conferma che abbia guardato tutte e due le ore, non ci credo. Ecco. Dopo 8 ore di lavoro, se effettivamente lavora 8 ore, al fa fatica. Bene, allora, fammi vedere un attimo chi abbiamo oggi, perché non ho guardato bene. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dai, qualcuno c'è, anche se su 17 rimane sempre un pochino basso. Allora, torno a dire perché così è tutto più chiaro. Visto che voi avete l'ultimo giorno con le dirette l'1 di luglio, poi vedrete se è con me o con Zanoli, quindi quella settimana lì, quei 3 giorni lì, noi, cioè noi, io, Zanoli e gli altri prof, abbiamo il vostro scrutinio il 2, cioè il giorno dopo, e la preliminare dell'esame il 3. Non è possibile che mi mandiate le tesine entro il 30, perché dopo ne arrivano troppe e io non riesco a correggerle e come dicevo prima Zanoli, come ho già detto a voi, non sto lì fino alle 10, 11 e 13 di sera a correggere delle tesine. Quindi la scadenza delle tesine, dell'ultima tesina, è il 25, che è un giovedì, 25 giugno. Ovvio che se me le mandate prima è ancora meglio, così ci mettiamo un bel timbro e quello lì è finito. E in modo che, anche perché devo ricevere quelle anche dell'OSE 2, anche loro ho bisogno, quindi non ci siete solo voi. E loro hanno solo la tesina della sicurezza, voi avete la sicurezza più quella un po' più tecnica di progettazione che ho dato da fare, che in realtà non è difficile, perché sono tre esercizi semplici comunque. Qualcuno ha già iniziato a darmi qualcosa, ma solo uno in realtà, non qualcuno, uno. Allora, anche, ritorno a dire, per l'ultima tesina, di progettazione degli impianti, non mandatemi tutto insieme perché è da fare a step. Mi mandate il primo esercizio fatto in elettromeccanica e poi il primo fatto in PLC, il secondo fatto in elettromeccanica, poi il secondo fatto col PLC. Tra l'elettromeccanica e il PLC, però, aspettate che vi dia l'ok per lo schema, perché se lo schema non va bene. Cosa fate? Un impianto sbagliato? Cioè fate un progetto di un impianto su uno sbagliato? No, quindi deve essere fatto bene il primo e il secondo, cioè quello fatto sul PLC, è fatto partendo appunto dalla parte elettromeccanica, come abbiamo sempre fatto gli esercizi che abbiamo fatto insieme. Ok? Quindi però iniziate a fare perché dunque oggi è il 18 ed è giovedì, poi se venisse fuori un po' di sole magari.
riusciamo tutti a stare un po' più all'esterno, un po' più all'aria aperta, però c'è praticamente una settimana, eh. C'è una settimana oggi, che oggi è il 18, il 25 è giovedì prossimo. Quindi bisogna darci sotto. Io vorrei iniziare a vedere dei lavori finiti anche prima. Mi ricordo che è già una settimana che abbiamo aperto i lavori. Aver ricevuto solo mezzo lavoro da uno non va bene. Quindi ho visto anche qualcuno che ha finito la tesina sulla sicurezza, che Thomas stamattina ti ho risposto, all'ultima versione che mi piace, perfetta, quindi la possiamo considerare chiusa. Adesso, cioè da oggi, buttati sotto a fare il nuovo progettwork, oppure potresti anche fare così, mi mandate tutti i tre esercizi, la parte elettromeccanica e preventivo, così io vi do l'ok e poi dopo voi potete lavorare sulla parte di PLC. Ok? Quindi fare lo schema, fare il ladder e fare la tabella input-output. Vabbè. Ok, allora oggi dobbiamo andare avanti sul discorso. Oh, c'ho già il raschietto, non va mica bene. Sul discorso inverter, quindi recuperiamo tutti voi la cartacea. Io vado a recuperare un attimo la parte in PDF che ho chiuso perché mi si è chiuso tutto l'altro giorno. Devo andare a recuperarla. Datemi solo un secondo perché ho 1000 cartelle. Aspetta un attimo, voilà. Forse l'ho trovato, ma adesso arrivo. Ah, eccolo qua, bene. Bene. Allora, aspetta un attimo che metto in condivisione. Come si fa? Spento tutto. Allora, si vede qualcosa? Si vede il marsupio? Si vede il mare? Sì. Bene, grazie. Bene. Allora, ma dove siamo arrivati? Inverter, eccolo qua. Bene. Allora, qua siamo arrivati, giusto? Me l'ero segnato, mi pare che fossimo arrivati qui. No. Sì, siamo arrivati qua. Allora, come diceva quello, let's go home. No, non andiamo a casa, ci siamo già, let's go home. Allora. Ok, allora abbiamo letto l'altro giorno tutti i vari, le varie definizioni che verranno poi citate in questa dispensa. Adesso iniziamo a guardare l'introduzione all'inverter. Scusate, ma ho il raschietto. Quando inizio a parlare, alla mattina, mi viene lo scritto. Generalità.
Prova a ingrandire leggermente. Ok. Allora, se c'è qualcosa mentre andiamo avanti che non è chiaro, oppure così, scrivete pure, così dopo rispondo alle eventuali domande. Allora, l'inverter è un pezzo importante del nostro programma, quindi qualcosa verrà chiesto sicuramente a qualcuno. E nelle tesine che avete fatto sulla tecnologia, qualcosa avete scritto. Ovviamente da adesso ne parliamo in maniera più approfondita, quindi non basta dire che è un dispositivo che cambia la frequenza, eccetera. Ci sono diverse cose che può fare. Quindi adesso iniziamo a studiarle. Allora, l'inverter è un dispositivo elettronico atto a generare una corrente alternata a partire da una corrente continua. Talvolta viene anche detto convertitore statico di frequenza. In linea di massima si individuano due tipi di inverter, a frequenza costante e a frequenza variabile. Allora, tanto per memorizzare questa cosa, aspetta che facciamo un disegno nuovo, perché dobbiamo fissarci in testa delle immagini che ci aiuteranno il giorno che ci chiedono queste cose. Allora, noi abbiamo una bella riga dritta e una bella riga in verticale. Questo qui è il solito grafico corrente, no, la G maiuscola, corrente tempo, e dai, tempo. Okay. Allora, questo qua adesso me lo copio. Me lo metto qua di fianco, così ne abbiamo due. Perché? Perché dobbiamo appunto memorizzarci questa cosa. L'inverter, abbiamo letto adesso che trasforma una corrente continua, che è quella che ho disegnato nel grafico a sinistra, perché la corrente, vedete, nel tempo rimane costante, la trasforma, quindi facciamo una bella freccetta, 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 bella freccetta. No, questo qua è uno scarabocchio. Ho detto che voglio la freccetta, la trasforma in una corrente. Ecco, continua. Quindi, scusate, continua. Alternata, che mi frego anch'io da solo. Questa brutta immagine che ho fatto io a mouse, quindi veramente brutta, però ve la dovete memorizzare. Quando si parla di inverter, succede questa cosa. Ok? Bene, torniamo a leggere. Allora, abbiamo detto che ci sono due tipi di inverter, uno a frequenza costante e uno a frequenza variabile. Allora, prima di leggere, facciamo una cosa, facciamo due chiacchiere. Abbiamo detto anche la volta scorsa che questi due tipi di inverter sono usati per due, diciamo, utilizzi diversi. Chi è che se li ricorda? Perché un tipo di inverter lo abbiamo anche in ambito di impiantistica civile. Quello invece che riguarda noi, chiamato anche drive, è quello che viene utilizzato appunto in ambito industriale, quindi lavorare con le macchine, i motori, eccetera. Quello dell'ambito civile, a cosa serve? A cosa viene usato? Fotovoltaico, perfetto. Allora, noi sappiamo che, torniamo al grafico, che quando lavoriamo con un impianto elettrico dove c'è un impianto fotovoltaico, quello che viene creato dal fotovoltaico è una corrente continua, quindi tensione corrente continua. Ecco allora che se vogliamo utilizzarlo in casa, utilizzare l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico in casa, noi dobbiamo, diciamo, introdurla dentro il nostro impianto, dentro i nostri fili, con le stesse caratteristiche, se no facciamo dei danni. Cioè, se io siamo a metà giugno, quindi siamo quasi al picco dell'irraggiamento annuale, giusto? Il picco lo abbiamo a metà luglio, meno da normativa. Adesso siamo quasi al picco, quindi vuol dire che adesso, in questo momento, il nostro impianto fotovoltaico, se lo avessimo, è al massimo quasi, quasi, al massimo, al picco della sua produzione. Che vuol dire che se noi abbiamo dei pannelli solari, delle celle fotovoltaiche collegate in serie, potremmo arrivare a tensioni anche più alte di 230 volt. Ok? Sapete che quando li mettiamo in serie facciamo la somma. Facciamo la somma. È come, sono come delle batterie.
quando la batteria la mettiamo in serie, esempio, due pile stilo da 1,5 volt l'una, se io le metto in serie, cioè una attaccata all'altra, stiamo, tra virgolette, utilizzando una tensione di 3 volt, che è il doppio. Più ne mettiamo, più questa tensione aumenta. Quindi la stessa cosa è con il pannello fotovoltaico. Più pannelli metto in serie, più devo sommare la tensione che formano. Potrei arrivare a tensioni alte, cioè negli impianti, non quelli da tetto, quelli civili, perché sono più piccoli, ma se andiamo a guardare gli impianti che sono messi a terra in campagna, lì ci sono delle stringhe con tanti pannelli, si arriva anche magari a 800 o 700 volt. Ora, se io vado a schiaffare 700 volt o anche 500-400 nel circuito di casa, ciao a tutto quello che sta funzionando in quel momento, se non è protetto. Ok? Allora, l'inverter in quel caso cosa fa? Prende la tensione che può essere quella bassissima della mattina alle 7:30, alle 6:30 quando il sole arriva su, che magari è a, non so, 20, 25, 50 volt. Oppure quella di mezzogiorno, che è il picco, perché a mezzogiorno siamo, diciamo, quasi perpendicolari al sole, che potrebbe essere magari 400, 350, 500 volt, la va a stabilizzare a 230 volt. Prima cosa. Cioè, la va a alzare o ridurre, quindi stabilizzare a 230 volt. Poi fa un'altra cosa, quella più importante per l'inverter, va a creare questa frequenza costante a 50 Hz. La frequenza, vi ricordo, che è il numero di periodi che capitano, tra virgolette, in un secondo. Che cos'è un periodo? Chi è che si ricorda cos'è un periodo? Per parlare del periodo dobbiamo guardare questo. Posso anche ingrandirlo. Chi è che mi torna a dire che cos'è? Vabbè, un po' tagliato, però. Che cos'è un periodo? Adesso lasciamo stare un attimo il mio disegno che fa un po' schifo. Cerchiamo di rendere comunque l'idea. Cosa possiamo definire col periodo? Su via, ragazzi, domanda esame questa. Io vi ricordo che alla fine, le ultime una o due lezioni che faremo, mi piacerebbe fare una simulazione d'esame. Quindi mi aprite camera e microfono e gli altri possono ascoltare e non intervenire. E vi faccio delle domande tipo esame, o vi faccio parlare tipo esame, anche perché l'esaminatore lo faccio anch'io in altri corsi, l'ho fatto, quindi ho fatto anche io domande agli esami. Quindi facciamo una simulazione. Chi è che mi dice cos'è il periodo? Allora, lo dico io, cioè ci provo. Se prova. Allora, in alternata il periodo è praticamente quando raggiunge il picco e poi quando raggiunge il valore minimo. Allora, Cioè, aspetta, però. l'ho detto in modo grezzo Aspetta, no, perché se tu mi dici quando raggiunge il picco, allora il picco, aspetta che te lo disegno, metto magari un colore tipo blu. cioè quando raggiunge il massimo e il minimo. Questo è il massimo e questo è il minimo, E lì ok. alla fine del minimo, cioè quando praticamente sta risalendo, che arriva sulla riga orizzontale, quello è un periodo. Quando arriva lì. Ecco, Sì. allora lì siamo tornati a zero. Quindi, ricapitolando, tutto il giro che fa, partendo da zero, andando al picco massimo, poi ripassando per lo zero, andando al picco negativo, minimo e tornando a zero, ecco, tutto questo, facciamolo tipo quota, guarda, maiuscolo che mi ha insegnato Daniele, stupendo, e questo qui, poi ci facciamo una riga. Così, questo qui è un periodo e Agalscrev, periodo. Ok, ma che ci fregano del periodo? Perché ci interessa sapere cos'è il periodo? Ci serve invece, perché adesso che stiamo iniziando a lavorare con la frequenza, cioè con l'inverter che andrà a modificare oppure non la frequenza, ci interessa molto. Quindi, la frequenza, che cos'è? Aspettiamo che lo scriviamo qui. Frequenza, perché un po' ve l'ho già detto, un po' l'abbiamo già letto. Tu riusciresti a dirmi come definire la frequenza? Cioè, cosa devo scrivere io lì? Se ti chiedono cos'è la frequenza, cosa sono i 50 Hz? Cosa vuol dire? Altra domanda legata comunque alla frequenza, al periodo. Cioè, vanno insieme queste due cose.
La frequenza è un'altra grandezza elettrica che abbiamo usato poco fino ad oggi, ma da adesso invece la useremo molto, perché parlando di inverter ci interessa come le altre. Che cos'è la frequenza? Esempio 50 Hz. Cosa vuole dire 50 Hz? Hz. Dai, ragazzuoli. E scrivetevele queste definizioni, andatele a cercare perché ve le chiedono. È come chiedere cos'è la tensione, stessa roba. È una serie di periodi. Sì, però devi essere più preciso. Devi essere più preciso. La frequenza sono il numero di periodi al secondo. Ok? Quindi se volessi fare una formula, devo scrivere periodi, perché poi sono più di uno. Poi ci cacciamo una riga per fare fratto. E che cacchio? Aspetta, bene che la cancello. È una velocità praticamente. Al secondo. Secondo. Ecco. Quanti periodi fa? Aspetta che voglio essere più precisino. Ecco che bello, vedi? Ecco. Periodo al secondo. Quindi in un secondo, se parliamo di 50 Hz, questo su e giù zero lo fa 50 volte in un secondo. Ecco. Quindi sta roba qui, ragazzuoli, bisogna che ve la impariate bene perché è da dire all'esame. Come dicevo, cos'è la corrente, cos'è la resistenza, cos'è la potenza, cos'è la tensione. Sono tutte grandezze di base, perché sono grandezze di base. Cioè, ci sarebbe anche la conducibilità, ci sarebbero la conducibilità specifica, che abbiamo anche detto questa quando abbiamo parlato dell'altro modo per calcolare la resistenza. Cioè, se abbiamo un filo dritto, un filo, non una resistenza, un componente, un filo, come facciamo a calcolare la sua resistenza? Abbiamo fatto quella formula lì. È tutta roba da ripassare, ce l'avete quando abbiamo fatto tecnologia. Abbiamo fatto anche una verifica, secondo me, su quella cosa lì, non so se abbiamo fatto dei calcoli, però ne abbiamo parlato. Quindi sono tutte cose che dovete sapere, dovete. Bene. Allora, dicevamo, il pannello fotovoltaico deve passare attraverso l'inverter e questo inverter deve portare, vi ho detto prima, a seconda se c'è molto sole, poco sole, quindi poca tensione, tanta tensione, deve stabilizzare quello che andrà immesso dentro l'impianto elettrico a 1,230 volt. 2,50 Hz. Ecco che cos'è un inverter a frequenza fissa, costante. Adesso comunque lo andiamo a leggere, perché c'è anche uno schema che è molto interessante. Allora, appunto, inverter a frequenza costante. Allora, l'inverter a frequenza costante più diffuso è quello che c'è dentro i gruppi di continuità. Boh, ma come? Però ci parlavi di fotovoltaico? Sì, anche. C'è anche questo tipo. Gli UPS sono che, non so se l'avete notato, ma io a ottobre, novembre, non ricordo, ho comprato un UPS in laboratorio. Perché? Perché tutte le volte che o voi o gli OSE2 facevate cortocircuito, saltava la luce perché interveniva il magnetotermico. E tutti i miei registri elettronici, i miei file, venivano spenti e io li perdevo se non avevo salvato. Una volta, due volte, tre volte, in realtà un anno, 2 anni, 3 anni, perché sono alcuni anni che ci pensavo. Ma nella velocità di tutto non l'ho mai fatto. Quest'anno ho detto no, questa volta lo compro. Sono andato a comprare un UPS, quindi un gruppo di continuità che è praticamente imboscato sotto l'armadio che è di fianco a me, quello dove c'è dentro lo stereo e la stampante che voi non vedete da fuori. È lì dentro e dopo, una volta installato, è molto semplice. Diciamo che è un pacco batteria che si carica quando tu lo attacchi alla rete e se dovesse appunto venire a mancare la corrente, il computer rimane acceso per altri X minuti. Poi dipende quanta roba ci ha attaccato, perché se ho un computer con la ventola, con dei processori, oppure ho magari anche il monitor o delle altre cose attaccate, si scarica prima. Se invece a me interessa solo tenere acceso il computer e neanche il monitor, dura un po' di più. Quello che a me comunque basta per poter andare a sollevare gli interruttori o qui in laboratorio, oppure anche quelli più lontani, nell'altro quadro elettrico principale che era in un ufficio. Fatto sta che questo UPS ha questa cosa dentro, ha un piccolo inverter a frequenza costante.
che è simile, non dico uguale, a quello dell'inverter. Quello dell'inverter è buono di costare anche più di 1.000 euro. Non è buono, costa più di 1.000 euro perché ovviamente è una potenza maggiore. Quello che deve trasformare l'energia dalle batterie in energia, diciamo, stessa energia elettrica, ma alternata e con una frequenza costante 50 Hz, costa decisamente meno. Ce ne sono loro anche, adesso ve lo dico, se voi andate nei negozi di elettronica, quelli da automobile. Guarda, adesso vi faccio magari una ricerca. Guardiamo subito. Inverter per camper. Al camper vuole usare carica batterie qualcosa, ecco qua magari c'è già qualche immagine, ve li faccio vedere perché anche questi sono a frequenza fissa. Aspetta, vediamo se c'è uno che si vede un po' meglio. Questo qui è super super, ecco, però questo qua è molto semplice, è tipo quelli da camper, vediamo se lo vedete. Prova a ingrandire ulteriormente se mi apre l'immagine. Infatti, i vostri colleghi che fanno, vabbè, si vede poco, eccolo. I vostri colleghi che fanno civile, in realtà il loro corso è impianti elettrici civili e fotovoltaici, quindi hanno in laboratorio un piccolo pannello, che è comunque da camper, che fa 20-30 watt, non lo so, è piccolo, comunque è un campione. Poi loro hanno anche la batteria, e quindi viene caricata, quindi hanno un regolatore di carica, uno stabilizzatore anche lì, e poi hanno questo aggeggio qui. Quindi questo aggeggio viene alimentato a 12 volt, vedete che c'è l'interruttore per accenderlo, e qui c'è una presa, un asciugo. Ovviamente qual è il limite? È la potenza, quindi io non posso attaccarci il forno o la lavatrice qui. Io se sono in camper, una batteria da 12 volt, e se non voglio scaricarla in 30 secondi, 29, 28, devo attaccarci dei componenti con potenze basse, ma questo me lo fa proprio questo inverter. Cioè, qui non si vede, ma quando lo compro c'è scritto, ci sono scritte le caratteristiche. Vediamo se c'è qualcosa. Qui dice, no, qua è troppo. No, aspetta, andiamo in qualche catalogo. No, non c'è scritto. Qua. Vabbè, questo qua è grosso, 2000 watt è grosso. Vabbè, si parlava di, ecco, questo qua per esempio 200 watt. Ecco, qui siamo da auto, vedete. Non so se riuscite a leggerlo. Aspetta che provo ad accenderlo. Aprirlo, scusa, hanno queste potenze 200 watt. Qui siamo su Amazon. Vedete, inverter d'auto 12 volt a 230. C'ha anche le volendo. Guardate, per caricare la USB è carino questo, però 200 watt. Poi abbiamo fatto tanti calcoli insieme su le potenze assorbite. Vedete che è molto ridotto. Quindi non posso metterci il frigo, oppure magari ci posso mettere un frigo piccolo. Perché comunque ricordatevi che vi consuma poi la batteria del camper della macchina in poco tempo, se c'è attaccato della roba che consuma. Quindi bisogna attaccarci, magari, non so, il caricabatterie del cellulare, oppure il caricabatterie del portatile o delle cose piccole. Poi magari posso anche prendere uno più grosso, però devo avere anche una batteria più grande. Sicuramente se sono in camper, quando vado nel campeggio mi danno la corrente e mi attacco direttamente alla 230. Okay, quindi ci sono anche questo tipo qua di inverter, che sono simili a quelli dell'UPS. Gruppi continuità, dicevo, i dispositivi usati per alimentare i computer in caso di blackout. Beh, vi faccio vedere anche l'UPS, già che ci siamo a fare delle ricerche. Vediamo un po' l'UPS. Tanto per far vedere com'è. Sì, vabbè, questo qua è l'UPS, no, aspetta un attimo. Alimentatore. L'UPS, il Corriere non ci interessa. Ecco, sono delle scatoline tipo questa. Vediamo un po' se me la apre. Sono delle scatoline grigio scuro nere. Ecco, questo qui poi è super tecnologico. C'è anche il display, quelli più semplici che costano anche meno. Questo qua costa 98 più IVA. Possono costare anche quello che ho preso. Io l'ho pagato 60-80 euro. Boh. Però ti garantiscono quello. Ovvio che se tu lavori col computer e sei in una zona dove sei a rischio di blackout, lo devi mettere, perché sennò tutto il lavoro che fai viene cancellato. Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare in uno studio tecnico che facevamo progettazione, quindi lavoravo solo col computer praticamente.
All'inizio ero monello, non lo sapevo, andava via la luce. Quante ore perse a disegnare della roba in AutoCAD e poi per colpa di un blackout ho dovuto rifare tutto. Allora lì mi sono ingegnato a salvare ogni riga che faccio. Ogni volta che faccio qualcosa, lavoro computer e ve l'ho detto anche a voi, Ctrl S, se doveste usare AutoCAD, Ctrl S a tastiera, è comodissimo, a tastiera impari, ogni volta che hai fatto qualcosa, sposti il mouse, nel frattempo fai Ctrl S e salvi il tuo lavoro. Ok, questo a prescindere se hai o non hai l'UPS, perché non sa mai. Qua c'è uno che mi chiama, ma lo chiamo poi dopo perché adesso sto lavorando con voi. 339, chissà chi è, vabbè, lo chiamerò. Allora, nel gruppo di continuità la tensione di rete viene raddrizzata in corrente continua a livello compatibile con una batteria interna e quindi viene riconvertita dall'inverter in corrente alternata, i valori standard 230 e 50 Hz. Aspetta che torniamo a leggere questa cosa perché è importante. Nel gruppo di continuità, cioè l'UPS, che è questa cosa che vi ho fatto vedere, che serve quando va via corrente per non perdere alimentazione a un computer, eccetera, la tensione di rete, cioè quella che è già alternata, perché noi in rete abbiamo 230-50 Hz, viene raddrizzata in corrente continua. Quindi, da alternata viene trasformata in continua. Da continua, perché in questo modo noi possiamo alimentare la batteria, ve l'ho detto che le batterie lavorano a corrente continua, quindi se io voglio caricare una batteria, devo dargli corrente continua. Il caricabatterie della macchina, per dire, della batteria dell'automobile, cosa fa? Fa questa cosa, fa questa prima cosa. Lo alimentiamo a 230 in alternata, 50 Hz, e lui la trasforma, la raddrizza proprio in continua a 12 volt in corrente continua, l'ho già detto. Ok? Poi l'inverter cosa fa? La riconverte in alternata, perché noi se alimentiamo il computer dell'ufficio dove lavoriamo, quello va a 230 volte in 50 Hz, a 50 Hz. Quindi c'è un doppio passaggio. Nel caso manchi l'alimentazione, l'inverter continua ad alimentare il carico prelevando l'energia dalla batteria fino alla sua completa scarica. Allora, guardate qua che bello questo schemino. Cosa abbiamo? Partiamo da sinistra, vedete? Tensione di rete, cioè 230 volt 50 Hz. Aspetta che c'è una domanda. Si deve salvare un foglio Paint, maiuscolo F12 per salvare. Grazie. Abbiamo sempre il consulente di Paint, Daniela Barbera, che ci dà informazioni. Perfetto, grazie. Aspetta che lo torno a leggere. Maiuscolo F12, giusto? Anche, aggiungo che anche per Word, quindi se usiamo Office, quindi Word e anche Excel, maiuscolo F12, eh? Vanno tutti insieme qui. Allora, dicevamo, abbiamo tensione di rete in ingresso del sistema 230 volt 50 Hz. Poi abbiamo il raddrizzatore. Quindi vedete qui che da AC ci porta in DC e viene anche ridotta. Non c'è scritto questo, eh? Non c'è scritto perché la batteria deve essere alimentata dalla stessa tensione sua, quindi non 230, sennò quella batteria cosa fa? Fa puff! Cioè, scoppia davvero. Quindi raddrizzatore e riduttore di tensione. Questo è un errore dello schema. Ok, una volta fatta questa, vedete che la batteria è collegata e si può alimentare e quindi caricare. Se la batteria è carica, questa freccina qui in mezzo non c'è perché non c'è scambio, quindi la tensione bassa viene mandata, scusate, all'inverter, quindi arriva una tensione continua, che è quella che arriva dallo step precedente, e viene riconvertita in corrente alternata. Ovviamente con la frequenza di rete, che è quella che poi va al carico. Se il carico funziona con la tensione. Qui c'è anche un trasformatore che va a, quindi l'inverter di per sé lavora sulle frequenze. Poi in quel modo, col trasformatore si può anche rialzare questa tensione a quello che serve al carico. Se viene a mancare la tensione, qui parliamo di un UPS, eh? Se viene a mancare la tensione di rete, quindi questa va a zero, allora ci pensa la batteria a dare la corrente continua all'inverter e per quel tempo, diciamo, di utilizzo della carica della batteria, questo continua a funzionare. Quindi viene esclusa la parte precedente, quella verde, il raddrizzatore. Ma l'alimentazione l'abbiamo dalla batteria. Quando tornerà tensione in rete, succede che
ritorna a funzionare come prima, quindi si torna a caricare la batteria e si dà direttamente l'alimentazione all'inverter. Questo diciamo che è come funziona un gruppo UPS. E io aggiungo che è la stessa cosa praticamente che funziona in un impianto fotovoltaico. Allora, l'impianto fotovoltaico però ce ne sono di due tipi. Ci sono quelli che hanno il gruppo d'accumulo, cioè le batterie, e quelli che non l'hanno, perché dovete capire che il costo dell'inserimento di un gruppo di batterie nell'impianto fotovoltaico va a raddoppiare il prezzo. Quindi se un impianto mi costa 4-5 mila euro, se ci vogliamo mettere delle batterie sufficienti ai nostri consumi, andiamo a spendere 10-12 mila euro. Quindi ci sono ancora impianti fatti senza batterie. Qual è, diciamo, il pro di avere la batteria? Provate a dirmelo voi. Cioè, se io la batteria o non ce l'ho in un impianto fotovoltaico, qual è la differenza? Ragazzi, impianto fotovoltaico, cosa serve? Far corrente da usare in casa per i miei utilizzi. Ok. Se c'è o non c'è la batteria, è uguale o c'è un po' di differenza? Vi ho detto che costa anche il doppio, mentre le batterie, uno è matto a spendere il doppio per delle batterie che non servono a niente o ha una funzione la batteria? Altra domanda da esame, anche questa. Tutte sono domande da esame. Nessuno vuole provare a rispondere? Dai, ragazzi. Oh, c'è una risposta. Senza batteria non riesce a tenere la corrente. No, non è vero. Cioè, in che senso non riesce a tenere la corrente? Accumulatore. Eh sì, e fin lì sono d'accordo. Però qual è il pro dell'avere la batteria? Facciamo questa domanda che è più semplice. Qual è la cosa positiva di avere la batteria? Quindi quei soldi che spendo in più, che mi raddoppiano il costo di tutto l'impianto. Per quale motivo dovrei farlo? Qual è il pro che ho avendo la batteria? Perché tiene delle cariche. Cioè, me lo dici in pratica, cioè, a livello pratico, cosa vuol dire? Accumulo. Ma se parliamo con la signora Maria, tu devi spiegare alla signora Maria che non capisce niente di corrente, di elettrica, perché la devi convincere a montare le batterie. Può usare la corrente delle batterie. E quindi cosa vuol dire usare la corrente delle batterie? Lei non ha ancora capito. Lei è ignorante, non perché è un'offesa, perché ignora queste cose che dite. La corrente, le batterie, ma cosa vuol dire? Oppure dobbiamo spiegare al signor Giovanni, non lo so, fa il contadino, che non ha studiato, uguale. Lo dovete convincere a comprare, a metterci anche il pacco batterie. Cosa vuol dire poi usare la corrente delle batterie? Lui non ha capito cosa vuol dire questa cosa. Scusate, facciamo un passo indietro. Troppo difficile. Invece che della rete usi corrente delle batterie accumulate. È vero, però a livello pratico, cosa cambia dall'avere la batteria a non averla? Dal punto di vista pratico, costo di più. Dai, porco. Costa di più, ma ci deve essere una ragione, qualcosa che lo vale questo costo in più. Facciamo Consumo. come? Il consumo. Il In che consumo. senso? Mi spiego. Spiega. Tipo, per esempio, se non c'è la batteria, va tipo alternata finché va e così, poi senza, come dire, fermarsi. Solo quando cala tipo il sole non va più. Oh, aspetta, aspetta, cosa hai Tipo. detto? Hai detto Non ho capito. Il sole, se oh, cala, non vale domanda, più. Perché la c'entra il batteria sole? serve Serve? per fare accumulo, così ce l'hai di energia nel caso mai c'è il buio. Oh, ecco, esatto, risposta esatta. Oh, ragazzi, la signora Maria che non capisce niente di impianti elettrici, se gli dici batteria, accumulo, non capisce di più. Ma se tu gli dici, guarda, signora Maria, tu di giorno prendi l'energia, ok?
quando c'è il sole, la metti dentro questo contenitore e te la usi quando il sole non c'è. Quando sei di sera, di notte, puoi fare la lavatrice con l'energia gratuita del sole che c'era la mattina. Questo è quello che volevo dire, che volevo sapere. Ecco perché costa il doppio. Perché se io ho la batteria, posso usare l'energia solare, se c'è il sole, ovviamente, tutto il giorno. Cioè, tutto il giorno, tutte le 24 ore. Se invece la batteria non c'è, cosa succede? Cosa devo fare io per poter usare l'energia che sto producendo? Immaginate che sparisce la batteria. Cosa devo fare per poter sfruttare il mio investimento, i miei 2, 3, 4, 5 mila euro di impianto fotovoltaico? Per poterlo sfruttare, cosa devo fare? Ragazzi, dai, che semplice anche questa. Se io faccio l'impianto fotovoltaico, Ci mettiamo quello come si dice, tipo una resistenza o qualcosa del genere, tipo come per esempio un come si chiama? Interruttore differenziale per se nel caso ci sia un sovraccarico che lo ferma, che sì, però, non ma è vabbè, non fermato. volevo dire questo, volevo sapere se noi investiamo 5.000 euro a fare un impianto da 3 kW fotovoltaico e vogliamo sfruttarlo, perché è un investimento un impianto fotovoltaico, io vado a crearmi, a produrre energia elettrica che dopo voglio consumare. Cosa devo fare per sfruttarlo, per usarlo, se non ho le batterie? Quando devo usarlo? Via, faccio la domanda che taglia la testa alla zucchina. Perché? Quando c'è la mattina? Perché Perché c'è la il mattina? sole e il sole ci dà l'energia. Esatto. Allora, non solo la mattina, anche il pomeriggio. Cioè, Sì, durante pomeriggio, sera anche. quello che si chiama D, cioè quando c'è il sole dalla mattina alla sera, io devo sfruttare. Quindi si chiama... Ecco, adesso mi è scappata il termine, c'è proprio un termine tecnico, l'autoconsumo, eccolo, l'autoconsumo. Io devo fare autoconsumo. Quindi, se la signora Maria, che non capisce niente di impianti, e lei lavora tutto il giorno, fa lavori in una ditta che esce di casa la mattina alle 8 e torna a casa la sera alle 8, come fa a sfruttare il suo impianto fotovoltaico se non ha la batteria? È impossibile, lei dovrebbe fare lavatrice, lavastoviglie. Non so, andare a far andare il condizionatore tutto di giorno, quando l'energia lei non la compra da ERA, da Enel, eccetera, perché se la produce lei. Ok? Allora, se non ha le batterie, dovrebbe avere in casa un impianto domotico che riesce a programmare il funzionamento dei suoi elettrodomestici anche quando lei non c'è, però questa è un'altra spesa. Invece, se ha la batteria, dice, vabbè, io di giorno accumulo, riempio queste batterie e alla sera faccio la lavatrice, faccio quello che devo fare. Ok? Quindi adesso ancora molti fanno impianti senza batterie, però devono essere consapevoli del fatto che quello che loro fanno devono farlo di giorno quando c'è il sole. Infatti poi, adesso qui nello schema non si vede, ma ci sono proprio dei display che vengono inseriti in questi impianti in cui ti viene detto in quell'istante quanta, diciamo, potenza sta producendo il tuo impianto. Quindi diciamo che all'uscita dei pannelli del raddrizzatore, dell'inverter, io ho uno strumento di misura che mi dice quanti watt sto producendo. Se mi dice, guarda, in questo momento stai producendo 2200 watt, io posso fare andare per dire il phon, perché mi consuma 1500, oppure posso fare andare la lavatrice, che mi consuma 1200, ok? Però se il display mi dice stai producendo 200 watt, io posso ancora usare il forno da 1000, però 200 le prendo dal sole, gli altri 800 li devo poi prendere dalla rete, li pago. Ok? Se invece io non sto consumando niente, l'energia viene prodotta lo stesso, viene mandata alla rete, quindi viene fatta andare nella rete e in certi casi ce la pagano un po'. Si chiama scambio sul posto, cioè l'energia che io vado a rimettere in rete me la pagano, quindi mi fanno una sorta di sconto in bolletta rispetto a quello che ho comprato, dello stesso prezzo. Una volta, anni fa invece c'era proprio un incentivo che te la pagavano tanto, perché davano, però una volta, 10 anni fa c'erano anche gli impianti che costavano non
3-4 mila euro, costavano 20 mila euro. Quando c'è stato il boom nel 2007, gli impianti costavano così 20 mila euro. Adesso un impianto costa 3, 4, 5 mila euro, un impianto buono. Poi c'è una detrazione fiscale del 50%, che vuol dire che se io pago un impianto 5 mila euro, ogni anno mi vengono ridati dalle tasse una decima parte della metà, quindi 2.500 euro mi verranno in 10 anni ridati dallo Stato indietro. Quindi alla fine a me conviene, perché comunque dopo 10 anni ho l'impianto, l'ho pagato 2.500 euro. E poi, se sono stato bravo a usare il sole, quindi usare l'energia elettrica quando c'è il sole, ho avuto bollette molto più basse, perché ho comprato meno corrente elettrica. Okay? Adesso, detta così, forse è un po' complesso, bisognerebbe fare uno schema diverso. Però così è come funziona l'impianto fotovoltaico. Va bene, andiamo avanti. Allora, questo tipo di apparecchio spazia da potenze lillipuziane, cioè piccolissime, i 200-300 watt del PC, della nostra scrivania, fino ad arrivare a 20-30 kW ed oltre. Quindi ci sono degli UPS che arrivano fino a 20-30 kW, che tradotto in dialetto sono 30.000 watt. Quindi è comunque una bella potenza, eh? Considerate che in casa abbiamo mediamente dei contratti da 3 kW, quindi si arriva a 10 volte la potenza che abbiamo in casa con degli UPS. Un altro utilizzo degli inverter, adesso qui salta fuori quello che vi ho poi spiegato adesso, a frequenza costante, è connesso con l'energia solare. L'inverter in tal caso serve per convertire l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici in corrente continua. In corrente alternata a 50 Hz, perché sia riversata nella rete pubblica o verso le utenze tradizionali 230 volt. Ovvio che posso avere, se parliamo di un capannone dove c'è un impianto fotovoltaico, posso avere un inverter che mi fa una tensione a 380 volt, trifase. Quindi attenzione, non è solo 230. 230 è monofase, però me la possono fare anche trifase. Questo dispositivo, nel caso dell'allacciamento a reti pubbliche, è comunque oggetto di particolari normative, sia CEI che Enel. Il CEI è il Comitato Elettrotecnico Italiano, quindi tutte le normative tecniche si chiamano CEI. Quando voi leggete una norma, o sono norme uni, invece, in genere è proprio l'ente unificato delle normative, oppure solo per l'ambito elettrico si chiamano CEI. Magari l'avete già sentito. Oh, finalmente arriviamo all'inverter a frequenza variabile, cioè il drive, quello che interessa a noi. Allora, l'inverter a frequenza variabile serve per regolare la velocità dei motori trifasi. Regolare la velocità dei motori trifasi. Voglio aprire una parentesi. È stata l'ultima domanda che vi ho fatto non ieri, ma lunedì. Perché è così importante poter regolare la velocità dei motori trifasi, quelli che sono nelle industrie, nelle macchine? Avevamo dato due risposte. Consumo. Esatto, uno è il consumo e l'altra invece qual è? Farmi fare surriscaldare troppo i componenti, un po' cioè No, sovraccarico. non è per quello, non è neanche per il sovraccarico, anche per quello, ma ne parleremo del sovraccarico. Diciamo che quelle due di base. Una è proprio legata all'impianto elettrico, quindi abbiamo un consumo ridotto, che è, diciamo, l'aspetto più importante su cui addirittura le direttive europee già da tanti anni stanno lavorando, il consumare sempre meno energia. Questo è importantissimo. Però c'è anche un discorso proprio pratico del punto di vista della macchina, del lavoro che fa. E c'è stato un esempio l'altro giorno. Dice Daniele, per un nastro asportatore con sopra le bottiglie deve andare piano, se no cadono. Esatto, quindi abbiamo anche un discorso proprio di miglioramento della lavorazione. Andando più piano, potendo regolare, quindi la velocità andando più piano, io posso fare anche dei lavori più precisi, senza dover correre. Allora, qui apro un'altra parentesi. Prima dell'utilizzo dell'inverter, dell'invenzione dell'utilizzo dell'inverter, secondo voi si poteva fare andare più lento un motore? Cioè, noi abbiamo un motore, io adesso qui ne ho uno, aspetta che lo prendo. Ho un motore, non so se riuscite a
a vedere. Adesso io attivo nel mio qua dal cellulare, faccio un altro esperimento, attivo la mia telecamera e poi L'hai rubato dalla scuola? l'ho rubato dalla scuola, esatto, ma per voi, poi dopo glielo riporto. Non so se vedete, allora nel mio cellulare io ho sopra la presentazione che sto facendo, sotto invece vedo tutti voi, tutti quelli collegati, e adesso io ho attivato la mia telecamerina e sto puntando a un motore, non so se lo vedete, lo riuscite a vedere in piccolo piccolo? Addirittura se voi No. ci cliccate sopra e spingete la graffetta, mi va a sostituire la mia presentazione al motore che sto inquadrando. Allora, questo motore, se vado a guardare nella targa, aspetta che è così piccolo che devo un attimo tirarlo su, vediamo se si vede. Lo state vedendo? Spero di sì, eh. Io no. Ma non hai fatto quello che ti ho detto, devi andare nei contatti sotto e cliccare nel mio secondo profilo dove adesso si attiva la Prof, ce ne telecamera. sono due. Ce n'è uno, ecco. Adesso sto Ce n'è guardando uno dove lo sto proiettando il PDF dell'idea schermo. e invece ce n'è uno dove ho Ok. attivato la telecamera. Prof, Io ne vedo solo due. si vede un po' sfocato. Forse perché ho la connessione un po' lenta. Comunque, adesso se lo trovo ve lo dico io. Ah, anche Menga Screck. Benissimo, grazie. Perché non c'è scritto? Mi manca proprio quell'informazione che volevo adesso, cioè la velocità del motore. Ma ce lo puoi far Eccolo vedere sul qua. computer tipo una foto. Sì, però adesso era per dire che nella targa c'è, no, c'è qua minuti alla meno uno, sì, è giri al minuto, quindi questo qua. Allora, questo motore alimentato a 230-400 volt fa 1310 giri al minuto. Vediamo se sfocato. Mi dispiace, io lo vedo bene perché forse lo sto usando io. Comunque, fidatevi. Io sto inquadrando la targa del motore. C'è scritto che se lo alimentiamo a 230-400 volt funziona, cioè gira a 1310 giri al minuto. Allora, torniamo a noi. Aspettiamo che torno ad abbattere la mia telecamerina qui e guardiamo la presentazione. Però la domanda è questa: secondo voi c'era il modo di farlo andare più lento prima dell'invenzione dell'inverter? Esisteva un sistema. Non mi ricordo bene, non è che ci mettevi meno hertz e poi andavo più piano. Quello lo puoi fare con l'inverter, quindi no, io lo voglio sapere prima. C'era Ah, ok, allora no. un modo, adesso ve lo faccio vedere qual è. Aspetta che vado a scrivere una cosa qua. Vado a scrivere una cosa qua che adesso viene fuori un pezzo. Ecco, guarda, questo qui è il motore che abbiamo a scuola. Non ho preso questo perché era ingombrante. No, col ponte di Diodi, cavallo, attenzione a quello che dici perché ti tiri la zappa sui piedi. Cosa puoi fare con il Com'era la frenatura? ponte di Diodo? Sì, puoi fare la frenatura perché tu vai a fare la corrente continua, cioè che poi si chiama raddrizzata, e vai a frenare. Quindi occhio, vero, giusto, bene. Allora, no, non posso farlo sforzare, però aspetta che vi apro un attimo quest'immagine, se me la apre, così si vede un po' meglio. Eccolo qua. Lo si vede un po'? Prova a cliccare, eccolo qua. Allora, questo qui lo abbiamo a scuola. Che cos'è? Cosa vediamo nell'immagine che vi sto proiettando? Se lo sapete, se no, sono qua per spiegarvelo io. Allora, noi a scuola abbiamo un motore fatto così, ma non è solo un motore questo. Vedo che ci sono delle risposte. Frenatura incorporata? No. No, la frenatura serve per frenare, per fermarlo in breve tempo. Io sto parlando di un motore che deve lavorare a velocità più bassa. Perché abbiamo detto che l'inverter fa questa cosa. La cosa principale, poi ne fa tante altre, ma la cosa principale è poter permetterci di lavorare con velocità più basse rispetto alla velocità di targa, quella dei 1310 che vi ho letto prima. Allora, questo è quello che fa l'inverter, ci permette di consumare meno corrente, quindi energia, quindi pagare meno bollette, quindi inquinare meno, perché poi è lì che vogliamo arrivare. Ecco perché le direttive ultime puntano sul minor consumo, perché abbiamo rovinato il mondo, noi esseri umani abbiamo rovinato il mondo inquinandolo, l'aria, l'acqua, tutto,
Allora, ci siamo accorti che tutto questo inquinamento fa male, abbiamo detto bene, ci vogliono delle leggi che ci impongano di consumare meno. Bene, l'inverter è una di queste apparecchiature, ci fa consumare meno e ci fa anche lavorare meglio, perché abbiamo detto che le bottiglie, se il nastro asportatore va più piano, non cadono e possono anche trasportarle piene. Ok, la mia domanda era, esisteva un modo prima dell'inverter per poter fare andare più lento il motore? Esisteva, adesso ve lo dico io, è questo qui. Si chiama moto riduttore. Il moto riduttore è una serie di, è un componente meccanico nel quale, vedete qua dalla parte dove c'è il motore, ci va inserito dentro l'albero del motore, quindi quello che gira. Dentro c'è una sorta di una serie di ingranaggi e questi ingranaggi possono rallentare o anche accelerare l'albero uscente, che in realtà l'abbiamo in questa parte qui. Noi lì ci inseriamo un altro albero e facciamo andare tutto più lento, o meglio, tutto più lento un tubo, nel senso che il motore va sempre a 1310 giri, ma nel moto riduttore abbiamo una riduzione di velocità. Aspetta che facciamo una cosa in diretta, vediamo se esiste su un video che ci faccia proprio vedere un moto riduttore, anche perché noi li abbiamo a scuola e li usiamo a scuola i motori riduttori. Allora, moto riduttore. Tra l'altro c'è a Modena, sulla Via Emilia, una ditta si chiama Rossi che fanno solo moto riduttori. Vediamo se ce n'è uno che funziona. Non voglio un video troppo lungo, però ecco, forse questo qui. Vediamo questo qui se ce lo fa vedere un po'. Canta anche, oh. Non mi spiega niente. Devi guardare, non devi ascoltare. Sì, la musica è orrenda. Si abbasso anche perché è veramente orrenda. Bene, finì. Vabbè, non è stato molto chiaro. Ce ne fosse un altro. No. Prof, io ho capito una cosa. Tu, Dimmi. L'importante è quella, però non ditela all'esame quella, sennò mi sa che fate una brutta figura. Vabbè, comunque, sostanzialmente, cosa serve questo? Qua ce n'è uno lungo che forse sarebbe più interessante, ma lo vanno a smontare, a noi non ci interessa smontarlo. Cosa succede con il motoriduttore? Aspetta che ho perso. Ah, ma era qua la foto. Succede che il mio motore funziona, eccolo qua, funziona a 1300 rotti giri o 1500 giri, ma dopo il moto riduttore noi abbiamo una velocità più bassa. Qual è il problema? Il problema è che il motore, ve l'ho detto prima, viaggia sempre a 1300 giri. Quindi lui lavora sempre al massimo della velocità. Quindi questo è vero che fa rallentare il motore, andare più lento, ma, o meglio, l'utilizzo del movimento del motore. Ma il motore consuma sempre a buco. Ok? È come se avessi una macchina, un'automobile, all'acceleratore. Butto giù la manetta, quindi non ho un acceleratore, ho un on-off, un interruttore, o vai a manetta o stai fermo, metto a manetta, poi tipo freno. Ecco, pensate a quella cosa, non è proprio così perché io non è che sto frenando, perché il moto riduttore non sta frenando, sta solo trasformando una velocità in un'altra, diciamo così. È come la catena, il cambio della bici.
Okay? Quando vado in salita devo mettere un rapporto più corto, nel senso che pedalo molto, vado più piano, ma faccio meno fatica teoricamente. Invece, quando sono in discesa, ci devo dar giù, metto il rapporto più lungo, che spingo più veloce, vado ancora più veloce. È una cosa tipo quella della bici, quindi. Ok? Però qual è il problema? Che io in questo modo vado sempre a quella velocità. Se io voglio cambiare la velocità in uscita, devo cambiare il moto riduttore, quindi ferma la catena di produzione, togli corrente, vai a smontare il moto riduttore A e metti il moto riduttore B e poi dopo fai ripartire. Quindi puoi cambiare la velocità, ma è limitata a quella velocità. Con l'inverter invece dopo vediamo che posso andare a cambiarla quando voglio, quanto voglio. E se la velocità non è al massimo del motore, perché io proprio vado ad alimentare meno il motore, vado a consumare meno. Ok? Va bene. Allora, come si vedrà in seguito, infatti, la velocità di rotazione del motore è strettamente connessa alla frequenza della tensione con cui lo si alimenta. Torniamo a leggere questa frase. La velocità di rotazione del motore è strettamente connessa con la frequenza della tensione con cui lo si alimenta. Io aggiungo che è proporzionale. Infatti faremo delle prove pratiche di questo tipo. Cioè noi decideremo a quanti giri vuole andare il motore, faremo una proporzione con la frequenza. Ok? Ma ci arriviamo per tempo. Nell'inverter la tensione alternata della rete, trifase o monofase, viene raddrizzata in corrente continua. E quindi viene riconvertita in corrente alternata trifase a frequenza variabile per alimentare il motore. Quindi diciamo che è quasi quasi tutto uguale all'inverter, quello dei pannelli fotovoltaici, quello a frequenza fissa. L'unica cosa in più dico, è che alla fine all'uscita possiamo regolarla. Quindi è uguale praticamente. Io ho la tensione di rete, vedete qua lo schema, con la quale alimento il mio inverter, quindi entra una corrente alternata, viene trasformata in continua, viene raddrizzata in continua. Con questa io alimento l'inverter, che lui ha bisogno di essere alimentato a corrente continua, e poi me la dà fuori in corrente alternata. Però c'è un circuito di controllo della frequenza. Quindi io, che poi è sempre tutto dentro l'inverter, tutta questa cosa gialla è dentro l'inverter. Però in realtà dentro è fatto con queste tre cose. Io all'uscita vado a collegare l'alimentazione del motore, che verrà appunto alimentato dall'inverter, ma a frequenza, come dico io, quindi più bassa, e quindi posso, diciamo, risparmiare energia. Addirittura, ve lo metto già avanti, ve lo dico già, c'è una funzione nell'inverter in cui io posso dargliene di più. Cioè, io non posso aumentare. Aspetta, che voglio formulare bene la frase per non dire delle stupidate. Io posso dargli 50 Hz e quindi lo alimento alla stessa tensione della rete, ma posso dargli anche 80, 100, 150 Hz. In quel modo lì il motore, adesso vedo se riesco a organizzare, farvelo vedere perché è un po' che non faccio questa prova, va oltre i 1300 giri, ti può raddoppiare, può arrivare a 10 volte velocità. Quindi può andare molto più veloce, perdendo la coppia. Dopo ne parleremo. Quindi il succo è, io con l'inverter posso alimentare un motore così com'è, posso farlo andare più lento, quindi risparmiare energia, oppure posso farlo andare anche più veloce. Però in quel modo lì non è proprio stabile come utilizzo. Cioè diventa anche pericoloso, tra virgolette. Quindi questo diciamo che è lo schema dell'inverter, quello a frequenza variabile. Bene. Il valore della frequenza in uscita può quindi essere scelto a piacere dall'utilizzatore a seconda della velocità di funzionamento che si vuol far raggiungere al motore. Cioè, parentesi, esempio, io devo fare andare il motore a, non so, 200 giri. Però il mio motore, se lo alimento, va a 1500 giri. Come faccio? Bene, lo alimento con l'inverter, faccio una proporzione, ok, e vado a calcolarmi a che frequenza devo programmare l'inverter, visto che lo posso mettere come pare a me. Lo vado a impostare a, non so, adesso dico un numero, 22 Hz, ok? Vado a metterci 22 Hz e all'uscita il motore girerà a 200 giri, come ho detto prima. Questo è un esempio, non ho fatto dei calcoli, quindi non è proporzionale quello che ho detto, però funziona così.
cioè useremo, faremo proprio di esercizio una proporzione, 1500 giri stanno a 50 Hz, che vuol dire se io alimento il motore a 50 Hz, il motore va a 1500 giri, come 200 giri stanno a X, vi ricordate le proporzioni? Facendo quella proporzione io mi calcolo la frequenza con la quale andrò a programmare l'inverter e il quale, alimentando il motore, lo farà girare 200 giri. Posso farlo girare anche a 10 giri al minuto, 112 giri al minuto, 475 giri al minuto, dipende, devo sempre fare una proporzione. Ok? Bene, andiamo avanti. Sul mercato sono disponibili taglie che vanno da potenze minime di 500 watt fino a oltre 500 kW con la tensione industriale di 400 volt, bassa tensione, ed addirittura 10 MW con gli inverter a 6.000 volt in media tensione. Ok, domanda bruciapelo. 10 MW, quanti watt sono? Eh. 10 MW, quanti watt sono? Chi è che se lo ricorda? Sono 10 milioni di watt, è moltiplicato per 10 alla sesta. 500 kW, qui parla di quelli della fascia minima, quelli che vanno da 500 watt a 500 kW. 500 kW, quanti watt sono? Quanti watt? Quanto è un chilo? Un chilometro, quanti metri è? 1000. Esatto, allora 500 kW, quanti watt è? Per cosa devi moltiplicare? Ah, qua devo aggiungere un altro zero alla fine. Ah no, te hai copiato Daniele, avete sbagliato tutti e due ragazzuoli. Se un chilometro sono 1000 metri, ok, 500 chilometri, così vediamo, magari cambiando unità di misura diventa più semplice. 500 chilometri, quanti metri sono? Sì, vabbè, era per essere attento, ti tengo d'occhio, furbetto. Per adesso sono attento, ho preso anche un caffè leggero, ma l'ho preso. Allora, il chilo, ragazzuoli, è per 10 alla terza, quindi sono 10 ordini, scusa, sono 3 ordini, quindi devi moltiplicare per 1000. Quindi 500 kW, se vogliamo trasformarli, che poi non li trasformi, vederli in watt, diventano 500.000. Okay. Devo aggiungere 3 zeri. Il mega è un per 10 alla sesta, quindi sono 6 zeri. Quindi devo mettere 10, poi ci metti 6 zeri, quanto diventa? 10 milioni di watt. Ok? Poi dice 6.000 volt. Ecco, se voglio trasformarlo in kilovolt, quanti diventano? 6.000 volt in kilovolt, quanti diventano? 6. Come? 6. Esatto, è diviso per 1000, perfetto, vedi? È molto semplice, però sta roba usatela, ok? Perché vedete che vengono usate anche nelle dispense, ma anche nei datasheet che abbiamo visto. Adesso lì erano cose piccoline, però se prendiamo degli attrezzi più grandi, ci sono anche dei kilo, dei mega. Io in realtà non mi ricordavo quanti zeri c'erano con mega, cioè all'inizio quando ci ho chiesto megawatt, non mi ricordavo quanti zeri. Così abbiamo ripassato. Anche perché poi, anche per dire, in ambito informatico si usano, Quanto ha il tuo hard disk? A 500 giga. Il mio ha un tera. Un tera? Cos'è un tera? Una brutta parola, no? Un tera è un per 10 alla nona, quindi è un miliardo. 500 giga sono giga per 10. No, aspetta un attimo. Un tera, ciao, deve essere per 10 alla 12, invece un giga per 10 alla nona. Vabbè, comunque, ripasseremo. Però dategli una ripassata anche a queste unità di misura, che sono sempre utili. Sai cosa fai? Che a me poi rimane il dubbio. Andiamo a vedere subito. Era per 10 alla 12, ci ho preso. Grande Zanna. Allora, giga per 10 alla nona. Guarda che le apriamo tutte. Eccole qua.
Allora, tera è per 10 alla 12, giga per 10 alla 9, mega per 10 alla 6, chilo per 10 alla 3, etto per 10 alla 2, deca per 10 alla 1. Poi ci sono quelli ancora più grandi, il peta per 10 alla 15, che tra l'altro peta è un'associazione animalista americana, l'hexa per 10 alla 18, zeta per 10 alla 21, iota per 10 alla 24. Queste mai usate. Mai usate. Invece in giù abbiamo il milli, che è l'equivalente del chilo, quindi per 10 alla meno 3, il micro, che è l'equivalente del mega, per 10 alla meno 6, il nano, che è l'equivalente del giga, per 10 alla meno 9, e il pico, che è l'equivalente del tera, per 10 alla meno 12. Poi addirittura femto, atto, zepto, iotto, mai sentì questa che, vabbè. Però ci siamo tolti, guardate, lo sfizio, perfetto. Bene. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Allora, vantaggi involontari. Sia gli UPS che gli inverter per motori asincrono in trifase hanno il vantaggio di assorbire corrente dalla rete di alimentazione, praticamente in fase con la tensione. Cos φ circa 0,95. In pratica, il cos φ del carico non si riflette sulla corrente assorbita e quindi non deve essere rifasato. Allora, questa è una caratteristica intrinseca dello stadio raddrizzatore d'ingresso che per contro ha un assorbimento di corrente non proprio lineare. Il cos φ, detta in maniera molto semplice, è sostanzialmente una sorta di rendimento, cioè di corrente che da quella che uno prende, quella che uno usa, quella che va a utilizzare, che non viene, diciamo, non va a creare disturbi. Ok? Se è una sorta di rendimento, cioè noi prendiamo uno e possiamo utilizzare 0,95, quel 0,05 si trasforma in disturbi. Più il cos φ si abbassa, più i disturbi sono tanti. Ok? E qual è il problema? A parte proprio il rendimento dell'energia che andiamo a utilizzare, è che andiamo, tra virgolette, a inquinare la rete a monte. Perché questi utilizzatori che hanno cos φ molto più bassi vanno a inquinare e l'azienda se ne accorge. L'azienda, nel senso, non noi, l'azienda che ci fornisce, che ci vende l'energia elettrica. Se ne accorge e quando questa cosa dura troppo tempo, se noi non andiamo a rifasare, si dice, quindi a correggere questi errori, quindi fare un impianto di rifasamento, si chiama, ce la fa pagare. Ma non nel senso che ci aspetta fuori, nel senso che nella prossima bolletta ci fa pagare molto di più l'energia elettrica, perché loro hanno dei problemi dopo e devono rifasarla loro. Allora, adesso io poi qui non sono un progettista di impianti elettrici, però so che certe aziende dove hanno degli apparecchi che hanno dei cos φ molto bassi, e sono obbligati a fare questo impianto di rifasamento, perché altrimenti gli arrivano proprio queste mazzate a livello di bollette e se sono troppo bassi probabilmente anche delle tipo multe. Ok? Quindi è un parametro che dobbiamo tener conto quando si lavora con gli apparecchi elettronici, quindi con gli inverter, possono venire fuori, infatti dopo lo vedremo. Lo vedremo. Effetti collaterali. Gli inverter a frequenza variabile, cioè i drive, quelli che usiamo noi, per la regolazione della velocità dei motori, sono dei veri e propri generatori di disturbi elettromagnetici. Questi disturbi vanno verso il carico, verso la rete di alimentazione e verso l'ambiente circostante, sotto forma di radiodisturbi. Sono quelli di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto normative, che poi abbiamo accennato anche i giorni scorsi, parlando dei relè temporizzati, eccetera, erano buoni nel caso di disturbi. Ecco, quelli che vanno nell'ambiente circostante sono proprio questi disturbi. Oppure vedete che ci sono anche disturbi che vanno verso il carico, quindi verso il motore, e altri che vanno verso, quindi tornano indietro verso la rete di alimentazione. I costruttori, sorry, i costruttori forniscono comunque dei dispositivi da installare assieme all'inverter adatti a contenere questi problemi e forniscono inoltre i consigli adatti per ottenere un'installazione che rispetti le norme EN e la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. Questa cosa l'abbiamo già sentita. La direttiva compatibilità elettromagnetica è quella normativa che abbiamo accennato appunto quando abbiamo fatto normative che parlava di questo tipo di problematiche. Si rimanda comunque all'argomento in appendice A e dopo ci andiamo. Allora, adesso facciamo un ripassino sul motore elettrico. Però, visto che il sottoscritto è in carenza d'acqua,
gli date 5 minuti, che facciamo una pausetta, vado a bere un goccio d'acqua, tiro un attimo fiato e poi dopo andiamo avanti. Ok? Quindi io faccio le ore 11:22, alle 11:27 e mezzo ripartiamo. Ok? Fatela anche voi la pausetta, tirate un filo di un respiro, aprite la finestra. Ci vediamo fra 5 minuti. Andiamo a fumare una paglia. Anche no, che fa male al portafoglio, fa male ai Eh polmoni. no. Meglio non fumare, Anche Paolo. all'ambiente. Anche all'ambiente. Fa male anche l'ambiente, giusto? Sì. Ci vediamo fra 5.
Ci sono, eh? Non sono scappato. Non sono scappato. Voi ci siete? E dove scappi? Dove vuoi scappare? Te sapessi se potessi, io scapperei, ma non posso. Allora, non Dove? te Dappertutto lo c'è il dico, coronavirus, va bene, dai. se no, se dopo te lo dico, dopo mi venite a trovare. Ciao. Allora, ok, dicevo, riprendiamo. Allora, facciamo un ripassino sul motore asincrono, che questo, al di là dell'inverter, comunque è argomento fondamentale per voi altri. Quindi anche questo c'entra a manetta. Allora, si può ingrandire un po', così lo vedete ancora meglio. Anche qua. Frank Stanta. Eccolo qua. Allora, bene. Allora, il mercato dei motori elettrici oggi è dominato prevalentemente dal motore asincrono trifase, un tipo di motore molto semplice, robusto ed economico, che sono poi quelli che abbiamo utilizzato sempre a scuola. Questo motore negli anni ha guadagnato una fetta di mercato sempre maggiore, occupando, grazie all'elettronica di controllo, anche settori che un tempo erano ad uso esclusivo dei motori in corrente continua. L'uso dei motori asincroni va dalle pompe ai ventilatori, dagli ascensori alle gru, dai compressori ad aria ai gruppi frigoriferi, dai miscelatori ai trasportatori. Ma la lista è interminabile, in quanto nella maggior parte delle applicazioni tecnologiche, sia industriali che del terziario, per ricavare energia meccanica dall'energia elettrica si usano proprio questi motori. Quindi si fa tutto col motore asincrono. Sul mercato sono reperibili numerosissimi modelli e la gamma di potenza spazia da poche centinaia di watt fino a motori che superano i 600 kW. Tuttavia, come si vedrà più avanti, questi motori, quando collegati direttamente alla rete, hanno il difetto di girare a velocità praticamente costante. L'inverter è un dispositivo nato proprio per risolvere questo problema, ma prima analizziamo la conformazione dello statore per vedere come da esso dipende la velocità di un motore trifase. Quindi andiamo a vedere dentro come è fatto, andiamo a rivedere, perché abbiamo già visto dentro come è fatto il motore, per capire ancora meglio il discorso della velocità, cioè come avviene la velocità esterna dell'albero. Allora, per più approfondite spiegazioni sul motore elettrico trifase, si rimanda comunque ad un altro documento, vabbè. Si precisa infine che la presente trattazione comunque riguarda solamente i motori asincroni con rotore in cortocircuito, quelli a gabbia di scoiattolo, detto a gabbia di scoiattolo, e non i motori a rotore avvolto, ai quali l'applicazione con inverter praticamente non ha senso. Sono quelli comunque che usiamo noi, anche perché la maggioranza ma proprio la maggioranza dei motori è quella di questo tipo. Statore e velocità. Allora, lo statore, torniamo a dire, la parte che sta ferma del motore, quella con dentro gli avvolgimenti, ok? Allora, lo statore di un motore elettrico trifase è la parte fissa nella quale sono inseriti i tre avvolgimenti primari e ad essi viene applicata la tensione di alimentazione. Quindi ci sono i tre avvolgimenti dentro. All'interno dello statore trova posto il rotore che, trascinato dal campo magnetico degli avvolgimenti statorici, si pone a rotazione. Quindi gli avvolgimenti vengono attraversati dalla corrente. La corrente che li attraversa forma un campo elettromagnetico rotante e il rotore, che è quella parte poi che spunta fuori dal motore, diciamo, gli va dietro. Quindi viene alimentato da questo campo elettromagnetico rotante e lui gli va dietro. Questo per dire comunque che il campo magnetico è più veloce rispetto alla velocità effettiva del rotore, perché comunque anche lì c'è una sorta di rendimenti. Dato che l'alimentazione è in corrente alternata e che gli avvolgimenti sono montati, sfalsati di 120 gradi, il campo magnetico risultante è un campo magnetico rotante che gira ad una velocità direttamente in proporzione alla frequenza della tensione di alimentazione. In pratica, applicando una tensione a 50 Hz, esso compie 50 giri al secondo, ossia 3000 giri al minuto. Allora, qui vediamo, ci sono tutte e tre? Ci sono i tre poli, diciamo, coppie di poli, nella quale nella prima c'è avvolta la prima fase, quella che vedete qua in giallo.
vedete, c'è il filo, poi viene avvolto, passa da quell'altro, poi esce. Poi la seconda, che è sfasata, quindi ha un angolo diverso rispetto al primo, vedete, quella rossa, stessa cosa, qui entra, la esce, e poi c'è la terza blu, che è sfasata di altri gradi. Questa invece è la risultante, quella che vediamo con tutti e tre i colori. Sono tutti insieme praticamente, e vedete che praticamente vanno a creare questa sorta di cerchio dentro. Allora, com'è che funziona? Funziona così: viene alimentato il giallo, poi successivamente viene alimentato il rosso, successivamente il blu. In questo modo si forma, dopo riparte l'1 e ancora il 2, ancora il 3, si forma un campo magnetico rotante. Questa cosa ovviamente avviene, come c'è scritto sopra, in maniera velocissima. Noi andiamo a fare, appunto, se alimentiamo questo motore con una tensione a 50 Hz, esso compie 50 giri al secondo. Ok? Quindi sono circa, non circa, sono 3000 giri al minuto. 3000 giri al minuto vuol dire che va, non sta lì a pensare, va molto, molto veloce. Ok, la tecnologia costruttiva dei motori elettrici permette comunque di costruire motori con più terne di avvolgimenti statorici, così che ognuna delle quali forma la cosiddetta coppia polare, o anche due poli. Quando lo statore viene costruito con più di una coppia polare, il campo magnetico rotante non gira più a 3000 giri, ma a velocità inferiori, vista la presenza di altri poli magnetici che permettono al rotore di percorrere meno spazio prima di trovare il polo che lo attrae. Da ciò deriva che sono realizzabili motori con diverse velocità, che a 50 Hz significa. Questa tabella è interessante. Quindi contate che noi alimentiamo questi motori tutti a 50 Hz. Allora, se abbiamo due poli, quindi una coppia, andiamo a 3000 giri. Se abbiamo quattro poli, quindi due coppie, per ciascuna fase, abbiamo 1500 giri. Vedete che si dimezza qua la velocità, da 3000 a 1500. Poi andiamo avanti, 6, 3 coppie, qui non si dimezza ma cala fino a 1000. 4 coppie, andiamo a 750, 5, 600 e così via. Quindi più aumentano le coppie, più cala il numero dei giri. Ecco perché i motori hanno un numero di giri diverso in base a quante sono le coppie polari. Allora, tipicamente i costruttori hanno a catalogo motori 2, 4, 6 e 8 poli, mentre per i modelli con un numero di poli superiore è necessario richiedere una costruzione su misura. Quindi loro hanno dei cataloghi in cui sono già pronti il modello 2, 4, 6 e 8, quindi sono quelli standard, diciamo. Però se uno ne vuole uno su misura, diciamo, con più poli, glielo chiede, loro glielo fanno. Ovviamente avrà un costo maggiore. Ricapitolando, quindi nello statore si trovano i due fattori che influiscono nella velocità di rotazione di un motore, cioè uno, la frequenza della tensione di alimentazione, due, le coppie polari, ossia il numero di terne di avvolgimenti che costituiscono uno statore. Bene, facciamo il succo della situazione. Dato che non è possibile modificare le coppie polari perché sono dentro il motore e non possiamo andare a toglierle, è fatto così il motore, si deduce che per regolare la velocità di un motore trifase è necessario variare la frequenza con cui lo si alimenta. Quindi di queste due, diciamo, questi due punti, l'unico che possiamo modificare noi è la frequenza della tensione e su quello andremo a lavorare. Quindi il motore è un motore normale, per andare alle velocità di cui sopra queste, ma mettendoci un'alimentazione con inverter, quindi andando a regolare la frequenza, noi possiamo modificare la velocità. Questa è la cosa importante. Formule base del motore trifase. Introduzione. Quindi, ragazzuoli, quella cosa che abbiamo letto fino adesso, se voi gliela spiegate all'esame, fate un figurone. Se dovesse mai chiedervi, parlami di quello che vuoi, parlate dell'inverter. Se voi parlate dell'inverter, imparate queste due o tre cose bene, gliele spiegate meglio, magari facendo anche, adesso non so come potete fare un disegno, perché se usate lo smartphone si fa fatica. Se magari usate anche voi il computer, come me, potete mettere in condivisione il vostro schermo e usare il Paint come ho fatto io. Però, anche solo se glielo spiegate, fate un bel figurone e l'esame è fatto così. E questi sono argomenti importantissimi, eh? Cioè, non ci mettiamo a parlare solo di un relay istantaneo, va bene, parliamo del relay istantaneo, la bobina, l'elettromagnetismo,
Ma se voi tirate fuori questa cosa qua, vedete che comporta tantissimi argomenti. Dovete parlare di hertz, quindi la frequenza, dovete spiegargliela. Dovete parlare di tensione, dovete spiegargliela. Dovete parlare di coppie polari, cioè quindi come è fatto un motore dentro, queste cose qui. E perché il motore gira? Perché c'è questo, si forma questo campo elettromagnetico rotante. Quindi secondo me se voi parlate di queste cose qui, che non sono tante, ma racchiudono tutto, o non tutto, ma buonissima parte del vostro programma, cioè fate un esame da paura. Cioè, stupendo. Quindi questa dispensina qua che io vi ho dato su carta, dovete, non dico imparare la memoria, però impararla bene. Perché qui, ho detto, è un argomento molto importante. Allora, bene, andiamo avanti. Io vedo che voi non scrivete, non dite, quindi tutto chiaro. Speriamo. Quindi andiamo avanti. Formule base del motore trifasico. Qui ci sono un po' di formule, di calcoli. Allora, introduzione. Per capire meglio un azionamento in corrente alternata, è necessario capire le formule base che descrivono il funzionamento del motore trifase. Innanzitutto vediamo l'aspetto velocità di rotazione. Quindi giri al minuto. Giri al minuto è la unità di misura, appunto, della velocità di rotazione del motore. Se non c'è scritto giri al minuto, di solito non c'è scritto, o come nel motore di prima c'è scritto minuti alla meno 1, oppure c'è scritto RPM, che deve essere rotate per minute, quindi rotazioni al minuto, RPM. Allora, come già visto in motore, il motore trifa... Aspetta, sa che è scritto? Come già visto in motore... Qua c'è un errore, anche l'inge qua ha sbagliato. Il motore nel motore forse trifase, il rotore è mantenuto in rotazione dal campo magnetico rotante prodotto dalle correnti che circolano negli avvolgimenti trifasi dello statore. E sono quei tre che abbiamo visto sopra, giallo, rosso e blu. La velocità del campo magnetico rotante è calcolabile con la seguente formula. Troppo, era 170, quello che mi piaceva. Eccolo qua. Allora, questa è la velocità del campo magnetico rotante, quello che c'è dentro allo statore. Allora, 120 per F diviso 2P, dove F è la frequenza di alimentazione, 2P è il numero di poli che costituiscono il motore. Quindi, se noi facciamo questa formuletta, vediamo i giri al minuto del campo del campo magnetico. Ok. La velocità è in giri al minuto, non l'ho detto, ma torno a dire, lo dico adesso. Come già detto in precedenza, visto che le coppie polari sono un fattore costruttivo, quindi non possiamo farci niente, l'unico parametro elettrico che può influire sulla velocità del motore è appunto la frequenza. Cioè, vedete questa formula, la parte qui sotto al denominatore è fissa, non possiamo cambiarla. L'unica variabile è la F, che la possiamo appunto variare con il variatore di frequenza, cioè l'inverter. Detto questo, sembrerebbe risolto il problema di come regolare la velocità di un motore elettrico. Basta un dispositivo che alimenti un motore con corrente alternata a frequenza variabile a seconda delle esigenze dell'utente. Questo dispositivo è proprio l'inverter. Tra l'altro, alla luce della formula indicata, quella sopra, nulla toglie alla possibilità di alimentare il motore con una frequenza superiore a quella di targa, per fargli così raggiungere delle velocità più elevate. E ve l'ho detto prima, questa cosa è fattibile anche in pratica. Sembra quasi il motore che voli via quando abbiamo fatto questo esperimento. Però, c'è sempre un però. Purtroppo, però, come si vedrà a breve, ci sono altri parametri elettrici da controllare per mantenere il funzionamento del motore entro caratteristiche progettuali. Quindi non c'è solo la frequenza che dobbiamo considerare, ma ci sono anche altre grandezze. In particolare, la frequenza incide notevolmente sulle reattanze e sul flusso magnetico, per cui è necessario ricorrere ad alcuni accorgimenti per garantire al motore le prestazioni meccaniche nominali. Cioè, prestazioni meccaniche vuol dire che il motore deve fare il suo lavoro. Se noi non stiamo attenti a queste altre grandezze, prima vi ho parlato di coppia, il motore non fa più il lavoro per cui è stato progettato. Per fare un esempio, se io non sto attento a questi parametri, magari il motore non riesce più a sollevarmi quel peso che prima poteva sollevarmi. Ok? Questo è
un concetto, diciamo, per capire il concetto. Un concetto per capire il concetto mi piace molto, però è così. In pratica, senza addentrarsi in formule specifiche, se si varia la frequenza con cui si alimenta il motore al fine di modificare la velocità, si avrebbe come conseguenza 1. Per valori inferiori a 50 Hz, un aumento del flusso magnetico. 2. Per valori superiori a 50 Hz, una diminuzione del flusso magnetico. Quindi, visto che comunque il motore usa questo flusso magnetico, bisogna stare attenti. Cioè, così, per fare un esempio, se andiamo più piano potrebbe aumentare questa forza, andando più veloce invece diminuisce. Come già detto, invece, per conservare inalterate le caratteristiche meccaniche del motore è necessario garantire che il flusso magnetico rimanga più vicino possibile al valore stabilito dal costruttore. Ecco, quindi deve essere costante questa cosa. L'unica variabile che può essere usata per risolvere il problema è la tensione. E quindi, per concludere, due volte quindi, il motore trifase può essere controllato in frequenza a patto che il rapporto V fratto F, cioè tensione fratto frequenza, venga mantenuto il più costante possibile, in modo da assicurare che nel motore il flusso magnetico si mantenga nei valori stabiliti dal costruttore. Quindi questo rapporto V fratto F deve essere mantenuto costante ed è una cosa che l'inverter fa, diciamo, nelle frequenze da 50 in giù, in basso. Andando in su invece questo rapporto, adesso vedremo, si sballina, si sbaglia, non è più costante. Allora, come regolare la velocità? Entriamo nel pratico. Regolazione di tensione e frequenza, o meglio, pratico ma ancora teorico. Come visto nei capitoli precedenti, per mantenere costanti le caratteristiche meccaniche di un motore asincrono trifase e soprattutto la coppia, è necessario mantenere costanti il rapporto tensione e frequenza. Applicando ad un motore un'alimentazione con frequenze e tensione ridotte in modo proporzionale tra loro, si ha una diminuzione di velocità del motore, ma anche il mantenimento della coppia entro lo stesso valore di quella nominale. Cioè, il motore, nonostante vada più piano, riesce sostanzialmente a fare il lavoro per cui è stato progettato, quindi non perde forza. Ok? Questo per spiegare un attimo questa cosa. Questo è un grafico dove abbiamo la frequenza sotto e la tensione sopra. Vedete che calando la frequenza rimane costante il rapporto, quindi noi caliamo la velocità, scusate, la frequenza, cala la tensione, quindi cala anche la velocità del motore, ma importante rimane costante la coppia, quindi il lavoro meccanico che fa questo motore. Quindi, infatti, dice grafico della legge teorica di variazione della tensione in funzione della frequenza. Ok. Si è però anche visto che per non modificare le caratteristiche meccaniche del motore è necessario accompagnare la variazione della frequenza con la variazione della tensione. Ad esempio, per ottenere da un motore standard da 5,5 kW a 2 poli delle diverse velocità di rotazione senza influire sul comportamento della coppia, si dovrà alimentarlo con i seguenti valori di frequenza e tensione. Allora, qua è un esempio, abbiamo un motore di cui la potenza è 5,5 kW che è a 2 poli e vogliamo capire come alimentarlo senza perdere, diciamo, questa potenza. Ecco qua. Allora, abbiamo un'alimentazione a 50 Hz. Questo è un motore a 400 volt, fa 3000 giri al minuto, ha una coppia di 17 Nm. Ok, iniziamo a calare la frequenza, quindi è collegato un inverter. Andiamo a 40, la tensione scende a 320 volt. Quindi cala la velocità, ma rimane costante la coppia. Scendiamo a 30, cala ancora la tensione, quindi cala la velocità a 1800 giri. La coppia rimane costante. A 25 Hz cala ancora la tensione, quindi cala ancora la velocità, ma abbiamo sempre costante la coppia. E via fino a 5 Hz abbiamo una tensione di 40 volt e una velocità di 300 giri al minuto. Vedete che in questo caso viene mantenuta la proporzione del V fratto F, quindi la coppia rimane costante e noi possiamo regolare la frequenza. Non ho detto che calando la tensione, allora facciamo un passo indietro, la coppia rimane costante, quindi il lavoro lui lo fa. Per fare quel lavoro lui deve assorbire
la corrente che gli serve, che praticamente è costante, la corrente, quindi è sempre quella. Però calando la tensione, cala anche la potenza assorbita. Chi è che si ricorda com'è la formula della potenza in ambito elettrico? Chi è che se la ricorda? L'abbiamo fatta. Torno a scrivere qua sotto. C'è un bello grande. 40. Che non me l'ha preso. Oddio, si è bloccato tutto. Scusate, si è bloccato tutto. Perché? Ok, ripartito. Potenza uguale. Chi che si ricorda la formula della potenza? Altra domandina da esame. Ragazzi. Puoi ripetere la domanda che ero un attimo, mi ero un attimo assentato. Sì, la domanda è quella che c'è scritta nello schermo. A cosa è uguale la potenza? Quindi com'è la formula della potenza? V per I. Esatto. V per I. V per I. Allora, se abbiamo detto che la I rimane costante, perché per fare il suo lavoro lui se la deve prendere, il motore. Boh, cambia la V, perché la V abbiamo visto che parte da 400 a 50 Hz, ma scendendo con gli Hz, in modo proporzionale scende anche la tensione. Cos'è che cala? Cala la potenza assorbita. Ecco dove dobbiamo arrivare, ecco dove vogliamo arrivare. Vogliamo dimostrare il fatto che il motore, andando più lento, perché qui cala la velocità del motore, ma in proporzione alla tensione in cui viene alimentato, cala anche la potenza assorbita. Quindi il motore che va a 5 Hz, che va a 10 Hz, consuma meno corrente, scusate, sì, consuma alla fine meno corrente, perché ha una potenza inferiore rispetto a quando va a manetta, al massimo. E cala un bel po', cala. Cala un bel po'. Cioè, per fare due calcoli della serva, facciamo finta che questo motore assorbe 2 A, ok? Bene. Questo qui è 2, perché questa qua è costante. Allora, se io ho il motore che va a 400 volt per 2 ampere, quanto fa? Fa 800 watt. Bene. Se io il motore lo faccio andare più lento, faccio andare a 10 Hz, che va a 80 volt per 2, quanto consuma? 160 watt. Fine. Quindi lo stesso motore al quale prima veniva collegato un motoriduttore, che è quello che vi ho fatto vedere prima, andava più lento, è vero, col motoriduttore, ma consumava sempre 800 watt. Adesso, senza motoriduttore, lo facciamo andare veramente lento, quindi a, ho detto, 80, a 600 giri al minuto, mi consuma 160 watt. Cioè, qui parliamo di una diminuzione drastica. Ai, aspetta che volevo fare un attimo un rapporto. 100-160 sono ben, no. Sì, sono ben 5 volte in meno mi va a consumare. Prima col motoriduttore consumavo 800, adesso senza motoriduttore con l'inverter mi consuma 5 volte in meno. Ecco qui, questa cosa è importantissima, quindi cala la velocità, ma soprattutto cala il consumo energetico, ma cala un sacco. Va bene, torniamo a noi. Si può quindi tracciare il grafico che riepiloga le variabili discusse. Allora abbiamo. Qui abbiamo questo qui è un altro grafico rispetto a quello di prima. Abbiamo la coppia, vedete che rimane costante. Rimane costante. Questa è la potenza e sotto deve essere il numero dei giri. Nel capitolo che segue vedremo come l'inverter riesce ad attuare proprio questa regolazione. Allora, potenza, coppia, N. Non c'è scritto cos'è l'N. Potrebbe essere il numero dei giri. Però come fa a rimanere costante la coppia? Vabbè, non mi è proprio chiaro questo. Nota, l'esempio è puramente matematico e non tiene conto di alcuni effetti, come ad esempio le perdite che non si comportano in modo propriamente lineare. L'inverter, introduzione. Allora,
È tutto chiaro fino qui? È tutto chiaro, chiaro fino qui? Se io chiedessi a qualcuno, per esempio no, ditemi voi chi vuol provare, di ricapitolare quello che abbiamo detto oggi. Così. Ovvio che è la prima volta che lo sentite dire, quindi non pretendo che si sappia tutto. Però abbiamo detto alcune cose importanti relativamente all'inverter. Tante cose importanti. Tantissime, in effetti. Quindi abbiamo detto che ci sono due tipi di inverter. C'è un inverter che dà fuori una frequenza fissa e un inverter bla bla bla. Chi è che mi dice questa prima cosa? Ragazzi, dovete abituarvi a rispondere alle domande, perché guarda, oggi ne abbiamo 18. Vi faccio subito i conti, 25, 2. Fra 2 settimane e mezzo siete davanti all'ingegnere, perché sono andato a sbirciare io questo tipo, dovrebbe essere lui, quello che ha detto Zanoli, è un ingegnere che ha una ditta, quindi è un inge. Quindi voi fra 2 settimane e mezzo siete davanti a lui qua, adesso non proprio davanti fisicamente, però vi guardate negli occhi attraverso uno schermo, un monitor, vi potrebbe fare questa domanda. Abbiamo due tipi di inverter, uno frequenza fissa e, ditemi voi, continuate. Tipo, vai. Variabile. Vabbè, fin lì, ok, però di cosa abbiamo detto dei due tipi di inverter? Che poi da lì si inizia a parlare. Cioè, non vi fate tirare fuori le domande, scusate, le risposte, una parola alla volta. Dovete parlare, parlare, parlare. E vi dico un segreto, che io l'esame, adesso non ho fatto l'università, ho fatto solo la maturità, però ho fatto anche altri esami per abilitazione, eccetera. Se voi siete partite parlando e dite tante cose giuste, voi dovete essere interrogati per 15 minuti, 30 minuti, non lo so. Se finisce il tempo e avete detto tante cose giuste, vi dice bene, arrivederci, lei è qualificato, finisce così l'esame, non vi fa delle altre domande. Dovete fare degli esperimenti, magari con i vostri genitori, con qualcuno, iniziate a parlare e spiegate tante cose, fate i collegamenti, ok? Scusi, prof, ma io non ho capito quella cosa sull'esame, che non mi ricordo chi l'ha detto, però serviva parlare qualcosa dello stage. Allora, potrebbe essere che di solito all'esame c'è anche questa modalità. Per rompere il ghiaccio, perché uno poi arriva all'esame che dopo 2 anni è teso e quindi ha paura, magari le cose le sa, però se uno è teso non gli vengono fuori, ti dicono, beh, ascolta, come ti chiami? Poi di solito l'esame si faceva firmare e si guardava, questo penso che ve lo chiederanno, il documento di identità, quindi dovrete far vedere il documento di identità, però non firmate perché non ci siete. E vi dice, beh, dai, inizia a parlarmi di qualcosa, parlami di come è andato lo stage, scusa. Dove l'hai fatto? Come è stato? È stata un'esperienza bella? Cosa hai imparato in stage rispetto a scuola? Eccetera, eccetera. Quindi ti possono anche chiedere come è andato lo stage, quelli che avete fatto, anche quelli dell'anno Prof, scorso, anche, sì. posso fare una domanda? Anche due. Allora, ma se io per esempio mi preparo qualcosina, tipo Sì. una, cioè tra virgolette una tesina, e Sì. gliela faccio vedere, tanto siamo in videochiamata, credo che useremo Google Meet, gliela metto come schermo anche a lui, posso farlo? Sì, però sappi che, dunque, credo che sia così, ma secondo me Zanoli, quando avremo chiuso l'anno scolastico, quindi per le date che vi ha detto prima, lui le ha tutte, perché voi le mandate a me, io le rimando a lui le tesine e lui le manda a questo signore qua. Quindi questo signore qua credo che già la settimana prima, cioè noi faremo la preliminare il 3, abbiamo detto il venerdì, noi il 3 gliele mandiamo. Quindi lui ha tutto il tempo per guardare le vostre tesine. Poi, se tu hai il computer e usate Meet, penso di sì, e poi fa la condivisione come ho fatto io fino adesso, fino a 5 minuti fa, un minuto fa, e la puoi fare benissimo. Secondo me funziona così. Poi è ovvio che chi ha il cellulare, non so se dal cellulare si può fare la condivisione, però fai più fatica. Secondo me Secondo ci può. me sì. Sì, perché cambia Sì, si può segnale, fare. si può fare, vabbè, bisogna cercare, però viene meglio con un PC, però anche se qualcuno ha qualcosa da far vedere da cellulare, può farlo vedere. Glielo chiedete, poi bisogna vedere anche lì le domande che vi farà, però
iniziate a collegare, a fare, cioè anche andate al parco a parlare con un albero oppure allo specchio, ma dovete fare delle prove, perché non è che se vi chiedo come adesso c'è un inverter a frequenza fissa e quello a frequenza variabile, punto. Quello lì vuol dire è un la. Quando si dà il la vuol dire si accordano gli strumenti, da lì si inizia a suonare. Quindi c'è quello variabile, allora quello fisso serve per fare questo, questo e questo, oppure quello lì, quello variabile è fatto diverso, ma è fatto simile, però si usa per questa cosa qui. Quindi dovete parlare, cioè, e ve l'ho detto, più parlate voi e dite delle cose sensate, meno domande vi farà lui, punto. Allora, scusa Marcello, mi inserisco. Il commissario d'esame, così come i membri interni, hanno ovviamente tutto il cartaceo delle vostre tesine, quindi le domande saranno esattamente su quello. Quindi il mio consiglio è, al di là della condivisione, tenetevele, oltre a esservele imparate perfettamente, tenetevele sotto il naso, perché certamente le domande saranno relative alle tesine che voi avete fatto. Ovviamente può darsi che vi facciano qualche domanda sullo stage, ma certamente vi chiedono delle tesine, è matematico, cioè noi da febbraio abbiamo fatto questo, abbiamo fatto video lezioni e tesine, non è che abbiamo fatto tanta altra roba. Quindi su che cosa pensate che vi chiedano? Non facendo noi una prova pratica è ovvio che vi fanno delle domande su queste robe qua. Per me anche sulla parte teorica, una domanda sull'elettricità e una sull'inverter, aspettatevele perché ci saranno. Alla fine ricordo che siete degli elettricisti, quindi sulle componenti principali per me qualcosa ve lo chiedono, visto che è la base, no? È come qualche anno fa quando chiesero a un autoriparatore qual era la differenza fra un motore a due tempi e una a quattro tempi, questo non lo sapeva, cioè voi capite, lo sanno anche i sassi che differenza c'è fra un motore a due tempi e una a quattro tempi, non puoi fare il meccanico senza sapere una roba del genere. Quindi un minimo, non vi chiederanno credo la legge di Ohm, anche se in passato l'hanno chiesta, però certamente su alcune cose ci batteranno, cioè l'inverter mi aspetto che lo chiedano a qualcuno, a più di uno, la differenza fra alta tensione, bassa tensione, non lo so, cioè queste robe proprio banali, aspettatevele come domande, ma soprattutto preparatevi sulle tesine, perché le tesine sicuro ve le chiedono, questo è matematico, cioè loro prenderanno la tesina numero 4 di Zanardi e diranno bene, tu hai fatto questa tesina qua, il tema era questo, me la puoi raccontare un attimo? No, come dice Zanardi, non fatevi mica cavare le domande, cioè non è che voi dovete rispondere sì, no, dovrete raccontare che cosa avete fatto. Quindi non deve essere una roba chirurgica, siete voi che dovete prepararvi un micro discorsetto dicendo voglio dire il lavoro che avete fatto voi, se non lo sapete voi che cosa c'è dentro. Poi è ovvio che se uno ha preso copia e incolla da Wikipedia non sa neanche di cosa sta parlando. Ma se anche ha fatto copia e incolla da Wikipedia, almeno che sappia che cosa c'è dentro la sua tesina, perché ve lo chiedono. Comunque Marco, okay. Io ho detto ai ragazzi questa cosa, che negli ultimi uno o due giorni che avremo, se non ci sono altre cose da fare, farò una simulazione d'esame. Quindi, sì, bravo, bravissimo. Qui. Loro sono là, gli apriranno la telecamera e anche il microfono questa volta, così ci vediamo in faccia, e io farò, visto che ho fatto anche le PV in tante commissioni d'esame, farò l'esaminatore. Quindi perfetto. È una simulazione, però... E voi in questo momento, ragazzi, dovete aver già fatto delle prove, quindi fatelo con i vostri genitori, con il vostro cugino, fatelo con un albero, con lo specchio, però mettetevi lì e parlate delle vostre tesine, fate un discorso, preparatelo almeno. Okay? E consiglio, partecipate a quelle lezioni, perché oggi ci sono 7 persone su 19, 7 persone su 19 presenti, più Dima. Cioè, sono pochissime, è chiaro? Quindi queste lezioni sono utili perché sono esattamente su come sarà strutturato l'esame. Va bene, velocissimo. Allora, Gottfried assente, Camellini,